Almenti quest'oggi ad assistere al derby tra Juve Stabia e Paganese, chi la panchina della Juve Stabia l'ha in pratica consumata, perché fino allo scorso anno era allenatore, è stato allenatore degli under 17 della Juve Stabia. Si tratta di mister Gianluca Macone. Ciao mister. Ciao Ciro, ben ritrovato. Mister, io lo so che per te Juve Stabia Paganese è un po' il cuore diviso a metà. Sì, è vero. È una partita particolare, anche se magari da spettatore poi fondamentalmente, perché ero a Pagani, poi sono venuto alla Juve Stabia, sono tornato alla Paganese, però il cuore è difficile quando si dice che bisogna ragionare con la testa e non con il cuore, perché comunque ho trascorso 2 anni bellissimi qua. È una Beretti che è cambiata, i tuoi ragazzi sono cambiati perché venivano dagli under 17, sono andati via in tanti, però l'ossatura un po', diciamo, di quella squadra dello scorso anno è rimasta. C'è Antonio Todisco, c'è Scalera, c'è Peppe La Monica, c'è Calise, c'è anche il principino Massaro. Come hai ritrovato quelli che sono stati i tuoi ragazzi? No, li ho ritrovati bene, diciamo la prima volta che li vedevo da quando poi sono andato via, e penso che ce n'erano 6 in campo nel primo tempo, i ragazzi hanno fatto bene durante il primo tempo. Se poi guardiamo la partita nei 90 minuti, la Paganese forse nel secondo tempo è venuta fuori, i cambi della Paganese. Chianese. I cambi della Paganese hanno cambiato un po' la partita. Chianese appunto è stato uno che probabilmente ha spaccato proprio la partita. Ecco, perché poi a conti fatti due legni li ha colpiti la Paganese, due legni li ha colpiti anche la Juve Stabia, occasioni da una parte e dall'altra, era un match equilibrato, forse il 2-0 è un pochino troppo per questa Juve Stabia. No, forse magari se loro all'inizio del secondo tempo potevano fare gol con Frasca, se non sbaglio. Primo tempo forse la Juve Stabia ha fatto qualcosa in più proprio sotto l'aspetto anche del possesso palla, anche se entrambe le squadre hanno avuto un ritmo basso. Nel secondo tempo secondo me la Paganese ha alzato un po' più il ritmo, ha dato un po' più di intensità, ha messo qualche giocatore più di qualità in campo e la partita l'ha portata il risultato che sappiamo. Mister, quando ti rivediamo in panchina? Diciamo che il campo manca, questo indubbiamente. Sono tornato alla Paganese e mi occupo un po' di questo progetto che abbiamo fatto sotto di scuola calcio. Vengo comunque da un'esperienza fatta in eccellenza di un mese, dove è stata comunque un'esperienza che con i grandi, che magari anche se per breve tempo mi ha servito per farmi capire alcune dinamiche che ci sono con i più grandi. Speriamo, il settore giovanile è sempre quello che uno preferisce fare, quindi speriamo che al più presto ci sia una panchina. Grazie mister. Grazie a te, sempre un piacere. In un mondo dove i profumi di lusso sono prodotti di massa, venduti in luoghi dove le campagne pubblicitarie cercano di convincere i consumatori di essere unici, anche quando la loro fragranza è indossata da milioni di persone sul pianeta, Mind Parfum Lab crede sia possibile anche un'altra strada. Abbiamo creato un marchio che rifiuta di rifornire negozi di profumi con prodotti fabbricati in serie. La nostra è una collezione di fragranze artigianali fatte a mano. Il profumo emozione, prima allo stato liquido, poi gassoso. Il profumo è ricordo, è il frutto dell'esperienza di chi lo crea. Il profumo è arte. Vieni a trovarci in via Leonardo Murialdo 27 e via 20 settembre 22, a San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità. Non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Flyline Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli.